Ciao a tutti, dalla marcia Restiamo Umani vi mandiamo tantissimi saluti. Qui siamo sul Ponte del Pellegrino, nella località di Ponte d'Arbia, che sta nel comune di Buonconvento. Oggi siamo arrivati come tappa a Buonconvento e siamo tornati indietro a dormire qui. E siamo il 20 agosto e sono esattamente 2 mesi da quando siamo partiti da Trento il 20 giugno. E 2 mesi dalla partenza e 2 mesi all'arrivo. Quindi siamo esattamente a metà di questa marcia. E vorremmo quindi provare a fare un bilancio, che cosa è successo e cosa speriamo che succeda. Il numero di tappe sono state 53 su 62 giorni, abbiamo percorso circa 1.400 km, abbiamo incontrato circa 7.500 persone, dai 7.500 a 8.000 persone tra quelli che hanno camminato con noi nelle città oppure hanno partecipato agli incontri. Abbiamo incontrato circa 15 amministrazioni che si sono interessate alla marcia, abbiamo incontrato un vescovo, il vescovo di Siena, i media si sono interessate. Però non abbastanza, diciamo che alcuni giornali, una decina di giornali online, qualche radio, e dobbiamo ringraziare i TGR Emilia Romagna, quindi TG3, TGR Emilia Romagna e TGR Piemonte che hanno dato, come dire, hanno dato voce a questa marcia, in particolare anche Rai 3 ha dato voce quando siamo arrivati a Torino. E ci sono stati tantissimi incontri, circa 40 incontri, circa 40-45 incontri, penso che su 53 tappe sia veramente un buon risultato. Allora, vorrei ringraziare tutte le persone che hanno aiutato a organizzare questa marcia, il comitato organizzatore, gli studenti che sono rimasti a Trento, a cui chiedo ancora un'altra volta di darci una mano. E in particolare vorrei salutare la Silvia, vorrei salutare Federico, che sono stati molto presenti, ma anche gli altri. E vorrei ringraziare Michela dal Piemonte, della rete Rediesce, che ci sta aiutando moltissimo qui in Toscana per gli incontri, per trovare ospitalità ma anche gli incontri. Vorrei ringraziare tante persone che hanno camminato con noi in tutta, come dire, in Trentino Alto Adige, in Veneto, in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e anche qui in Toscana. E in particolare vorrei salutare Francesca, vorrei salutare Sabrina e Gianni che sono a Vicenza, Alice, Matteo, Letizia, Roberto e tanti altri. Queste sono le persone che più volte sono arrivate o comunque hanno fatto più giorni insieme a me. Ce ne sono tante altre persone che veramente vorrei ringraziare. In particolare voglio salutare veramente tutti i comitati che fino adesso hanno organizzato una tappa locale, ma anche un incontro, una conferenza. Quindi vorrei salutare e ringraziare i comitati di Trento, Rovereto, Schio e Sant'Orso, Bassano del Grappa, Cittadella, Vicenza, Selvazzano Dentro e Padova, Verona, Mantova, San Benedetto Po, Gonzaga, Reggio Emilia, Torino, Cirié, Ivrea, Varese, Milano, Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Parma, Reggio Emilia per la seconda volta, è l'unica città che abbiamo toccato 2 volte, Scandiano, Fiorano Modenese, Formigine, Modena, Bologna, Castelfranco Emilia, Bologna, Castiglione dei Peppoli, Prato e dintorni. Qui vorrei salutare Don Massimo Biancalani che abbiamo incontrato a Pistoia, e Montesperto di Tavernelle, Tavernelle Barberino Tavernelle. Vorrei salutare Gambassi Terme, Grimbassi e gli amici della Misericordia, San Gimignano, Poggibonsi e dintorni. Insomma, tutte le persone che abbiamo incontrato, purtroppo quando si fanno l'elenco, insomma, ci si dimentica qualcuno, ma veramente ringraziamo tutti.
Ora ci stiamo preparando per continuare domani verso Montalcino e così via fino a Monterotondo, quando poi ripartiremo, partiremo con un aereo verso Palermo. E qui vi voglio chiedere, chi volesse venire a Palermo, saremo in Sicilia il 2-3-4. 2-3-4 siamo a Palermo e tra questi 3 giorni faremo un salto a Lampedusa. Vi daremo più informazioni, ma comunque dal 5 ripartiremo da Palermo verso Messina. Saremo a Riace, credo, se non vado errato, cercate comunque sull'elenco che trovate sul nostro profilo Facebook. Saremo a Lampedusa, credo, il 16 settembre. Voglio ricordare, siamo a Napoli il 8-9 ottobre e siamo a Roma, arriviamo a Roma sabato 19 ottobre e concludiamo la marcia in piazza San Pietro domenica 20 ottobre. Non mancate, grazie mille, grazie del vostro sostegno, della vostra presenza. Restiamo umani.